diciamo, la situazione è stata chiarita anche in sede di Consiglio dei Ministri, le risorse sono pochissime. Quelle che stanno arrivando alla scuola, peraltro soltanto alcuni segmenti di scuola come gli asili oppure alcuni segmenti, diciamo, dell'istruzione superiore, penso agli ITS, insomma, sono i fondi del PNRR, per il resto spesa corrente zero. Il che significa che tutto il pezzo che serve per valorizzare il lavoro che si fa a scuola non c'è. Quindi siamo molto preoccupati e la nostra è una richiesta forte che va avanti già da due legislature, appoggiata peraltro dal ministro Valditara, va detto che l'ha riproposta nel summit dei ministri dell'educazione che è stato fatto a Saragozza in Spagna, ed è quella di sfilare la spesa per l'istruzione dal patto di stabilità, cioè di tirare fuori i soldi che servono per la scuola dai vincoli di bilancio attuali. Capitolo contratto 2019-2021, sappiamo insomma che verrete convocati ovviamente le prossime settimane, la vostra posizione quale sarà, cosa possiamo dire? Allora, ieri c'è stata la riunione regionale a Roma, l'altro ieri in Campania, il giorno prima in Lombardia, quindi ogni giorno c'è un'assemblea regionale autentica, fatta con i quadri e con l'RSU, nella quale si discute proprio del tema contratto. Quindi per noi è un fatto di assoluta concretezza e di assoluta serietà. Due i temi, i contratti si sottoscrivono se sono migliorativi rispetto a quello precedente. La seconda questione è che bisogna fare due cose, cioè avere rispetto per la scuola, che è il nostro mandato congressuale per i prossimi anni fino al prossimo congresso, e essere coerenti. Cioè la coerenza è un valore per cui occorre definire anche dal punto di vista delle decisioni contrattuali che vanno fatte insieme, non prese dall'alto. L'altro giorno il mio segretario generale Giuseppe D'Aprile ha affermato, giustamente secondo me, che noi non andiamo a convincere le platee, non ci interessa proprio. Questo contratto per la scuola è peggiorativo. Ci sono dei punti che abbiamo espresso con grande chiarezza, se ci fosse volontà di modificarli c'è ancora margine, al momento non c'è, valuteremo, diciamo, l'esito di tutte queste assemblee e poi agiremo con coerenza.